Andrea mi dice anche la One la prendo bianca o la Wii U bianca. Eh sì, fai bene, fai tutto unicolor come abbiamo fatto noi. Adesso devo essere furtivo all'Assassin's Creed. Mattia 109 fa il doppio senso, dice: ah, tutti neri. Bung stai. Bung. Buon gustai. Ah, buon gustai. Perché tu dobbiamo tutto nero. Toothpaste. Guardate come si chiama questa toothpaste. Cioè, il dentifricio. CJ. È il personaggio di Sant'Andreas. Ah, veramente. Carl Johnson. Christopher, easter egg per te. Oh, quando sono bello, mi rispetto. Dice Peppe Napoli, i giochi che lo stuzzicano sono su Xbox One, sono Halo 5 e Quantum Break. Però RuboStop vuole 210 euro, ma sono pazzi. Eh No, e te l'ho detto, fai prima a conservarti un po' di soldi e prenderli, prenderle tutte e due le console. La moglie di Michael è una prostituta. E Epifane si dice salta dal camioncino, cioè salta sul camioncino e entra dal bagno. No, no, l'ho fatto, l'ho fatto. Ok, ragazzi, quando si guida io la metto in terza persona che non mi trovo. Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. Adesso devo riportare la macchina. Instructor Oh, dice Michael! È arrivato Michael! Instructor dice ho la PlayStation 3 nera e la Xbox One nera e solo la PlayStation 4 bianca. Se la metto al centro va bene. Sì, fai una gangbang. Oppure Alone in the Dark. Almanacco chiede, ci sarà mai un Red Dead Redemption 2? Red Dead Redemption. Sì, credo di sì, perché comunque è stato un brand che ha fatto molto successo. Però lo vedremo come GTA, tipo uno ogni 4-5 anni. 3-4 anni. Non pensate, Rockstar, siccome non vuole toppare, non farà mai un gioco all'anno, ragazzi. Sole Altair adesso ci segue su Twitch. Grazie, Altair. Dobbiamo sfondare la vetrina e questo lo voglio fare in prima persona adesso. Oh. No. Perché non mi va in prima persona adesso? Ah, perché c'è Michael dietro che mi punta la pistola. City situations, dog. Franklin, what the fuck are you doing? Mr. Sammy, it's not exactly how it looks. Ed ecco che siamo ridiventati Michael. Sto indiano del cacchio. Non ti permettere mai più di vendere le macchine pezzotte a mio figlio. DJ Dublip dice: e se GTA avesse l'audio in italiano? Quello mi piacerebbe parecchio. Ah, strano, non mi dice quando se ho fatto le medaglie d'oro, le medaglie d'argento, perché? Vediamo. Missione. Allora, Distruttor Ita ci chiede il fatto del personaggio online. Allora, rimane proprio uguale, identico com'è su PlayStation 3, sarà su PlayStation 4. Si può Dobbiamo provare a farlo vedere. trasportare proprio facilmente. Quindi tutti i dati, tutte le cose che avevi in GTA Online su PlayStation 3 ce le avrai in GTA Online su PlayStation 4. Adesso proviamo ragazzi a farvi vedere proprio la modalità online, vai. La E funivia. dopo la facciamo vedere. Trasferimento personaggio già fatto. Come si vede? Gioca GTA Online, eccolo qua. Vai. Vuoi uscire da Grand Theft Auto 5? Tutti i progressi non salvati andranno persi, ok.
Comedy ovviamente mi sta facendo accettare adesso, siccome è la prima volta che gioco online, le politiche di GTA. Ok, invia. Mi sto unendo a GTA online. L'angolo, prendere la mira. In modo che facciamo vedere tutte le modalità. Ma pure in GTA Online adesso si può giocare in prima persona? Questa è una domanda che faccio io a me stesso. Sì, credo di sì. Se vale, cioè, se sta proprio nel codice del gioco, te lo deve far fare. Adesso vediamo. Ho messo solo qualche eccezione, tipo come hai visto prima quando c'è Michael nella macchina con te, perché è una cosa della storia. Credo che poi in tutte le modalità di gioco. Tutto, ma te prima dovevi giocare? Forse l'online è super intasato. Immagino. E il gioco è uscito oggi. Guardate quella casa, non sembra una E. Una E? Quale casa? Quella là in mezzo. Un po'. È diventata notte. Ecco, sta partendo, vai. Queste non sembrano due palle e un pisello. Ma perché sei stupido? Perché? Dimmelo. Dimmelo. Ragazzi, tenetevi pronti che tra poco parte, arriva il nuovo video non melodico pure su GTA, su multiplayer. Ma che maglietta c'hai, Gixxo? Mica c'hai la maglietta con qualche stupidata sopra. Meno male. Vediamo allora, se qua. Il costruttore dice: ho una crew di 280 persone su PlayStation 3. Più di 150 amici fuori dalla crew su PlayStation 3. Con oltre 40 contenuti creati. Non vorrei perderli. Allora, no, credo che non perdi niente. No, non si perde niente. Guarda, questo è il nostro personaggio. Vediamo. Cioè, 250.000. Lo stiamo entrando adesso. Online, vedi attività. Crea amici. Unisciti a membri della crew. Vediamo. Dove si vede le informazioni del profilo? Un tasto direzionale, mi sembra sopra. Prova da uno dei tasti direzionali. No, non mi fa vedere un cacchio. Messaggi, mail, vabbè. Comunque ragazzi, tutti i dati di GTA Online devono rimanere. Poi dicono se la grafica è peggiore online. No, credo che sia la stessa. Cioè, la stessa della PlayStation 4. Sì, è la stessa del gioco. Vedi le statistiche, quelle erano. Uccisioni totali. Vedete, tutte le statistiche sono quelle che già avevate su PlayStation 3. Il personaggio come stava? La crew non lo so. Forse si deve creare una nuova crew. Quello non lo so. Non siamo sicuri, però. Comunque me la gioco, è arrivato e scrive buonasera. Gara follia, che cacchio è gara follia? Vediamo. L'ho creata io. Ah, ok. L'ha creata mio fratello Christopher, quindi non la facciamo. Vuoi davvero uscire da questa attività? Sì. Peppe Napoli dice: grande Rafalessio, colpisce ancora, devi venire al mio compleanno. Ma catto tutti gli Assassin's Creed. No, la prossima sarà su Drive Club. Gliel'hai spoilerato, niente spoiler. Allora, proviamo a fare una. La nuova canzone Ergut sarà carina. Non hai fatto la domanda, ma ti rispondo io. Sarà verso la settimana prossima, più o meno, caricata. Abbiamo quasi completato il video e stiamo scrivendo i sottotitoli. Devo inviarlo a chi di dovere di multiplayer, Fabio Palmisano. se seguite multiplayer lo conoscete, ha fatto pure recensioni. Quindi devo inviarle il video e poi lo pubblicherà a giorni. Ok, attiviamo questa attività. Partecipa. Ah, Destructor dice: dopo che l'hai spostato a PlayStation 4, puoi rigiocare ancora su PlayStation 3, sempre con lo stesso personaggio. Certo. Perché è tutto online, ragazzi. Ancora che si è messa di nuovo la macchina. Pure io l'avevo abbassata la musica, porca miseria. Via automaticamente
Invita automaticamente tutti dalla sessione attuale. Questi sono come inviti per giocare. Ma poi gioca pure da solo. Al Manacco dice la grafica online perché dovrebbe essere meno pompata. Dice... Vabbè, anche su PlayStation 3 faceva un po' più schifo. Però la risoluzione è sempre 1080p e pure gli FPS. Forse le texture sono un po' più meno definite, ma io non noto tanta differenza all'occhio, forse non si nota tanto. Donato Manfred dice, Salvatore, uscirà il disco di Rafa Alessio. In tutti i peggiori negozi. No, non uscirà mai. Ma adesso sto giocando da solo, però, Christopher. Sì, perché non... Arriva anche Gabriele Fulginium. Buonasera, scrive ciao a tutti. Vabbè, sto giocando da solo adesso, giusto per farvi vedere la modalità online. Che anche... Ma perché non c'è nessuno online adesso? No, perché dice Cristo che si devono invitare solo tra gli amici. No? Non si può fare una partita pubblica. Matchmaking? Sì, certo. Ma che è qua? Tipo Crash Nitro Car? Sì, Salvatore non si vede proprio che non hai mai giocato. No, questo qua online è la prima volta che ci metto le mani. Come si fanno ad usare le armi, Christopher? Distruttori dice la mia TV è solo 720p, quindi lo vedrò peggio. Sì, ma... Un pochino, sì, perché non la vedrò a 1080p. Ma c'è una macchina lentissima, Christopher. È una macchina lentissima questa che c'hai. Il tipo di gara ti dà questa macchina qua, hai capito? Perché tu quando crei la gara scegli la macchina che si devono scegliere, il percorso. Perché le gare non ci sono già precreate. Quello adesso sto facendo proprio l'ebede, lo so, però. Puoi anche crearlo. Ma questa adesso è una gara creata da qualcuno, come fa a sapere se è una. No, ci sono anche quelle preimpostate. Sì, sì, ce ne sono tante anche preimpostate. L'ebede è creata da Rockstar o il nome di quella. Okay. Tipo i livelli di Little Big Planet, per farti capire. E si fanno stesso con la mappa di gioco, però o puoi mettere anche degli oggetti. Sì, puoi mettere gli oggetti, però che fanno parte nella mappa di gioco. Cioè, alzate un po' l'audio del microfono che vi sento bassi. Vabbè, magari parlo io un po' più vicino al microfono. Distruttorite dice, quindi ho speso soldi inutilmente per la PS4 e GTA perché ha un televisore a 720p. No, perché la grafica comunque è migliore, le texture, gli effetti luce, poi hai tanti contenuti in più, certo. Hai la visuale in prima persona. Però metti sul calendario il prossimo, prendere una televisione. Il prossimo acquisto che devi fare è un bel televisore. Anche se magari non proprio gigantesco, ma a 1080p almeno, full HD. Sato, mi dispiace, mi è uscito scritto un attimo. Buon panino. Go, non voto. Chiamo qua, rigioca, aggiorna. Ok. Vabbè, io direi di uscire dalla modalità online perché comunque a me non mi piace. Non mi piace tanto la modalità online, ragazzi, a me. Deo Ico Epifanes dice le LED del joypad cambia colore quando ti segue la polizia. Certo, prima l'abbiamo fatto vedere, lo facciamo vedere di nuovo. Wind ti chiede un bene. Allora, Salvatore, facci il tutorial. Allora. Quanto tempo ci mette per ritornare? Facci il tutorial del bene. Allora, per fare il bene come si deve, bisogna riscaldare bene la gola con una deglutizione. Deglutizione. Prendere un bel respiro profondo fino a riempire i polmoni.
quando i polmoni sono belli riempiti, allora si può gridare il bene. Dipende se si vuole gridare. Il tuo amico Cristiano Multiplayer, ho visto il simbolo di Multiplayer. Si può gridare il bene così. Bene! Devi fare anche un po' la voce un po' più... Esatto, un po' più grattata, quel timbro di voce. Ma come cacchio se l'hai mosso online? Al massimo togli e metti il gioco. Buona idea. La bella cosa di GTA questo qua, i caricamenti non durano 50 anni. Anche i caricamenti, mi diceva Christopher, anche i caricamenti sono ridotti proprio tantissimo. I caricamenti sì, per far partire il gioco. In GTA 3, PlayStation 3 erano un'eternità. Comunque, Ale Gamer, Ale Game dice, raga, mi consigliate di prendere Far Cry 4, GTA 5 o Cod Advanced Warfare? Far Cry 4 GTA. Sicuro. GTA anche. Basta, fermiamoci qua. Non siamo molto amanti di Cod. Io l'ho preso Call of Duty Advanced Warfare, però uno per fare una serie sul nostro canale, due per... come si fa? Adesso sta caricando la storia. E due per provare la campagna che mi è piaciuta, però ragazzi 5 ore a 49 euro non ne vale la pena. Un altro gioco di cui ragazzi vi dico di stare proprio lontani è Murder Soul Suspect, 28 euro buttati nella munnezza. Comunque, Peppe Napoli ci chiede, un producer di EA ha detto che il gap tra Xbox One e PlayStation 4 sta diminuendo. Cosa ne pensate? Quello è sicuro, ma no, secondo me non c'è mai stato. Il problema di Xbox One all'inizio era quel maledetto Kinect. Quel maledetto Kinect. È più difficile da ottimizzare. Esatto. Poi per il resto sono macchine quasi identiche. Allora me la gioco, dice, che bundle mi consigliate, la bianca con Sunset Overdrive o la nera con i due Assassin's Creed e Rayman Legend? La nera. Da fan di Assassin's Creed Salvatore ti dice la nera, logico. Però anche quella con Sunset Overdrive non è male. Però io ti direi sempre la nera, perché comunque ti danno tre giochi al prezzo di uno, cioè tre giochi in regalo. Ok, adesso andiamo a fare la prossima missione con Michael. Ah, beh, qualcuno voleva vedere la funivia, avevano detto. Andrea De Carlo dice, mi date un consiglio, dovrei comprare Xbox One o PlayStation 4, solo che non so quale console prendere, fratello Mendola, mi date un consiglio? Vai sulle esclusive che ti piacciono di più, guardati le esclusive, mettiti da un lato le esclusive di Xbox One e dall'altro PlayStation 4 e vedi quale ti piacciono di più e prendi quella console. Esatto. Basati solo sui giochi, non pensare... Si vedono 3 pixel in più su Xbox One. No, ma la PlayStation 4 può elaborare. Non le pensare queste cacchiate. Vedi i giochi che ti piacciono e basta. Esatto. La differenza la fanno i giochi, ragazzi. E poi i giochi anche con una risoluzione minore. Se il gioco è divertente, il gioco è divertente, punto. Assassin's Creed con tutti i bug che c'ha e io me la sto pariando, come si suol dire a Napoli, come un porco. Cioè, divertendosi come un matto. È traduzione letterale. Ale Game dice, ok, allora a Natale prendo per prima Far Cry 4, sto conservando i cash. Bravo, conserva. Sole Altair dice, Salvatore, a che livello l'hai giocata la campagna di Call of Duty Advanced Warfare? Mi sa a livello massimo, cioè no, all'inizio, quando... La prima volta che lo fai... È il livello più difficile che si può fare. Che ti permette la prima volta che fai il gioco, che poi sicuramente ti sblocca le difficoltà più alte. Veterano, chi c'è, soldato, recluta e veterano, mi sembra. Devil Within, ho fatto la stessa cosa e me la sto vedendo proprio brutta. Ancora sì, deve finirlo. Sì, Ergut è come un porco la traduzione, però ho detto come un matto per tradurre, perché è un modo, non si usa nemmeno a Napoli di dire mi diverto come un porco. No, addirittura lo diciamo dice, noi. No. Come si dice? Si dice. Sto parlando con Manu Porco Maia. Lo diciamo solo noi, non l'ho sentito a Napoli. A Napoli si sto parlando malamente.
cioè, mi sto divertendo malamente, come lo dice? Cioè, ma mi sto divertendo male. Male. Mi sa che mi devi lasciare la sedia. Perché? Perché l'iPad si sta per scaricare. Ok. Quindi devo stare vicino alla spina. Cambio! Mi dispiace che c'è lo sgabello più scomodo adesso e... sei diventato pure più alto. Ok, se perdo ragazzi è perché c'ho lo sgabello scomodo. Già si è trovato... adesso stiamo andando a vedere la funivia come qualcuno ci aveva chiesto. Ma proprio bello qua, guardate qua ragazzi, i paesaggi mi sembrano nuovi. Io ma queste mappe le ho girate per ore ed ore quando ho giocato a GTA 5, però mi sembrano paesaggi nuovi. Devi girare il microfono di qua adesso, solo se no non mi sento. Hai ragione. You got lucky, buddy. Ecco qua. Detto, fatto. Grande! Andrea De Carlo ci ringrazia per il consiglio che gli abbiamo dato. Ma è il fratello di Leonardo. Quello è De Carli. Ci ringraziano di niente, Andrea, un piacere. Quando vi serve un consiglio, venite dagli Amendola Brothers a dispositezza. Che cos'è questo? Ergut dice perché sei un censuratore nato, dice. Vabbè, purtroppo. Infatti. Sole Altair dice hai giocato a veterano e l'hai finito in sole 5 ore. A faccio! Vabbè, ma le campagne sono sempre facili, ragazzi, è giocare online che è difficile. Prendi Mario Kart. Mario Kart l'abbiamo finito con tutte, fino a pure 500 cc. Era 500, già o 300, non ricordo. Che cosa? Mario Kart. 500, No, 300 è il massimo. A 300 cc l'abbiamo finito vincendo tutti i campionati. Poi vai a giocare online, facciamo sempre le ultime posizioni, quindi ho detto tutto. Guardate sta galleria, che figata, Gio, guarda sta galleria, Gio. Jonathan. Ma grande. No, ma guarda l'erba sulle montagne, gli alberi, tutte queste cose sono, cioè non c'erano, era tutto piatto, le pietre. Ecco, la grafica somiglia a quella di Watch Dogs per PlayStation 4. Vi ho trovato un buon paragone. E Watch Dogs, ragazzi, è un gioco che doveva essere next gen. Però ragazzi non ha niente da invidiare a Watch Dogs. Allora, Andrea De Carlo ci fa un'altra domanda. Dice, ma le missioni di GTA 5 per la next gen sono uguali a quelle della old gen? Quelle là della storia principale, sì. Però ci sono altre missioni, tipo per Michael c'era una missione per scoprire un delitto, doveva raccogliere degli indizi per scoprire un delitto, non quello della mamma di Carl Johnson, ma un altro delitto. E quindi doveva prendere degli indizi, dei collezionabili, sì, praticamente missioni secondarie in più. Bene. Poi Dante dice io prenderò la Xbox One perché sono affezionato dalla 360, quindi prenderò la One. Benissimo, fai bene. Uno deve fare come si sente, ragazzi, come più... Allora, ragazzi, non pensate a quelli là, pure quando andate al sito di multiplayer, ci sono tante persone, la next gen non esiste. Oppure chi ha Xbox va a screditare PlayStation 4, chi ha PlayStation 4 va a screditare... Quelli sono degli ebedi, degli ebedi, perché però devono giustificare i soldi spesi per una console next gen dicendo che l'altra console next gen fa schifo. O chi si è comprato un computer da 2000 euro deve giustificare quei 2000 euro spesi per deve dire sentirsi realizzato, diciamo. Per dire io c'ho il computer con le palle. Ma e voi non... a voi, dico io, sono proprio bambinate, esatto. Proprio bambinate. Quindi raga, prendete il gioco, la console perché vi divertite. Perché divertite, vi piace, ci sono i giochi che vi piacciono. Non pensate, quello ha detto, poi mi dicono che ha meno pixel, che... No. Ok, tra poco arriverà la cabina per la funivia, ha detto, se vuoi aspettare. Eccola là che arriva. Beh.
Era gioco, dice Amendola Brothers, con il CD degli easter eggs di GTA 5. Alcuni, grazie a Christopher, nostro fratellino che è malato di easter eggs. Però non tipo adesso ne andiamo a vedere uno, Christopher, sulla montagna. Il suo preferito? Adesso andiamo a vedere sulla montagna l'easter egg preferito di Christopher. Se li sappiamo, ragazzi, è solo grazie a Christopher di essere. Ma muoiono gli uccelli se gli spari. Vabbè, c'ho una mira di cacca. Cosa sta pistola? Ecco, io immagino un gioco con la trama come Watch Dogs fatto da Jonah, fatto dalla Rockstar. Un gioco alla Watch Dogs, con la trama di Watch Dogs, però fatto dalla Rockstar. Ecco la visuale in prima persona, ragazzi, siamo sulla funivia. Guardate le macchine sotto. Stiamo andando su Monte Faito, a Castellammare. A Castellammare di Stabia c'è la funivia, per questo dicevo Monte Faito. Su Castellammare. Me la gioco ci chiede, ma quale console personalmente preferite? Io preferisco PlayStation 4. Io preferisco Xbox One. Pure che se, infatti per questo anche le abbiamo tutte e due. Ragazzi. Però mi piace tantissimo anche la Wii U, ragazzi, ma è troppo sottovalutata la Wii U. È una bellissima. È vero, console. È vero, è vero. Specialmente adesso dopo l'uscita di Mario Kart e l'uscita tra poco di Smash Bros. Ragazzi. Ma anche Capitan Bayonetta Toad. Bayonetta 2. Bayonetta 2, Capitan Toad, Treasure. Deve uscire pure. Come si chiamava quell'altro? Yoshi World. Tantissimi giochi, ragazzi, che non potete trovare su nessun'altra console. Quindi mo ci mette tempo per arrivare lassù. Come? Ah, bella pure questo. Wow, guardala, si vede proprio. Guarda, tutta la villa comunale. Tutta la villa comunale, la cassa armonica. È proprio Castellammare. Oh, Quartucci, wow. Piazza Spartaco. Ma vedi pure amica Lucenzia. DJ Alex Hit dice: il 28 novembre esce Smash Bros. Wii U, acquisto obbligato. Lui è, giocavamo anche con Mario Kart con lui. Lo slot per il salvataggio domani. Boh, salva, sì. Ok. Eccoci qua, ragazzi, vi faccio vedere l'easter egg di Christopher. Che è uno degli easter eggs preferiti di Christopher. Ma non ce l'avesse messo. Cioè, no, che ci ha fatto vedere Christopher. Allora, qua ti porta questa montagna con un occhio sopra. E alla fine qua dice, cioè, che c'è un uovo che presumibilmente dovrebbe essere un uovo di dinosauro. No, easter egg. Ah, l'easter egg. Gli alieni, ci sono tanti easter egg degli alieni. E poi questo qua è il jetpack per volare. Dovrebbe essere il disegno di un uomo con il jetpack che vola. Questo easter egg qua è stato l'incubo di Christopher per tutta la generazione PlayStation 3 di GTA. Un anno praticamente. Christopher ha perso tanto tempo a cercare il jetpack che in finale non c'è. Esiste. Perché ha visto anche dei video fake su YouTube dove faceva vedere che c'era, ma era tutto fatto a montaggi. Dove sta quella? Io glielo dicevo che non esisteva, ma niente. Comunque Ale Game ci chiede: allora venerdì fate la live di Unity? Sì, sempre qui sul canale Twitch di multiplayer.it. Faremo il long play di Assassin's Creed Unity venerdì nella parte avanzata del gioco, ragazzi. Quindi se non volete spoiler, non ve lo siete ancora giocati, non guardate proprio. No, guardateci, però vi pilate. Mettete audio only. Esatto. Che dove stava l'occhio, Christopher? Deo Ico Epifanes ha detto vi siete dimenticati di Zelda. Infatti. Ah, porca miseria. Come back when your story is complete. Guardate qua, raga. Però Christopher, fa che dice quando hai preso tutte le medaglie d'oro e quando sei al 100%. Sì. Infatti dicevo, quando vieni qua con il gioco al 100%, vieni con un'auto alle 3 di notte, con uno special con il terremoto, un po' viene a compare da lì. Ok. Quindi questo è un altro easter egg, vieni qua quando la storia è completata. E un altro easter egg sta qua sotto, c'è lo stesso occhio che vedevamo sulla descrizione là della funivia, è disegnato qua sotto. Quindi la montagna dove dovrebbe esserci l'easter egg degli alieni e del jetpack dovrebbe essere questa. Ora, guardando da questo lato, il jetpack dovrebbe essere là. Ma non c'è. Ma non c'è.
È una trollata di quelle, secondo me è una delle trollate più trollose mai viste da parte di Rockstar. Allora, Salvatore, ci sono un paio di messaggi. Vi posso buttare Allora, qualcosa di... Andrea mi dice: io prenderò Smash Bros con l'amiibo di Super Mario. Noi compreremo gli amiibo sicuramente. E anche Smash Bros più avanti, forse, o subito, A non lo so. dicembre, dicembre. Dipende. C'è il paracadute. E come si Poi prende il paracadute? DJ Alexit dice: io ho PlayStation 4, Xbox One e Wii U. Vi ho aggiunti su tutte e tre. Dice: ma le mie preferenze di console sono Wii U, Xbox One e PlayStation 4, cioè in ordine di preferenza. La Wii U per prima. Quasi quasi direi che siamo d'accordo per il momento, perché questa next gen sta andando un po' lenta ad ingranare. Ah, eccolo qua il paracadute. Mi posso buttare proprio da qua, Christopher? Non mi conviene però. No, No, ti conviene tutti. ho trovato la lettera, Christopher. Però c'hai pure. E come si attiva poi col triangolo? Ale Game dice: Il prendi la bilancio che moto. non so qua. Prendi la moto, buttati con la moto. E però qua adesso Christopher mi ha detto di buttarmi col paracadute. Vedete voi, allora fate voi. Ale Game ci chiede come ci Bam, sono chiamavo morto. su PlayStation 4. Amendola Brothers, proprio il nostro nome, Amendola Brothers. Anche su YouTube ci chiamiamo Amendola Brothers. Fate un giro sul nostro canale YouTube. Così, la cacchio proprio. Cos'era diventato più alto di me, guarda. Ma sono una bestia. Jonathan, sul podium che mi stai facendo perdere. Ok, adesso andiamo a continuare la storia, ragazzi. Sono morto di proposito. Adesso stanno parlando del 4K, dei televisori 4K. Con il computer puoi già vedere i giochi a 4K. Stanno parlando per il fatto della TV che avevamo detto, la TV 720p, poi ha detto HD, poi 4K, sono andati a finire un lungo discorso. Comunque, metti in prima persona, tutti vogliamo vedere in prima persona, rimani in prima persona. Vado a fare un attimo i capelli. Siedi e scegli l'acconciatura. Almanacco dice: l'ho visto il vostro canale, Gagliardo. Wow, non ce l'avevo mai fatto nessuno questo complimento, Gagliardo, grazie. Gagliardo. Acconciatura. Prima persona. Il provolone, i capelli normali e i capelli scompigliati. Facciamoci i capelli scompigliati. $60 per farmi crescere i capelli. Una passata di forbice e puff, mi crescono i capelli. Peppe Napoli dice: Almanacco, gli Amendola Brothers sui mage. Ah, grazie, grazie Peppe. Le barbe, mi piacciono le barbe. No, così è troppo. Però, mai con la barba Andrea De zuzzosa. Carlo dice: ci fate vedere come portate la spogliarellista a casa? Boh. Che si può portare a spogliare? Ok, l'abbiamo fatto un po' zuzzuso. Almanacco dice: sono da Roma, Amendola. Grande. Grande, forza Roma. Quando non gioca con il Napoli. Prunjax dice: aiutatemi con le taglie, Amendola. Le taglie. Ah, le taglie in America. Come corrisponde alle taglie in Italia? Noi siamo in Inghilterra, non lo sappiamo. Grungex, non possiamo aiutarti. Però pure qua è un bordello quando dobbiamo andare a vedere le taglie. Allora, Le taglie a di GTA. magliette, che sta facendo? Non ce l'ha con GTA. Sì, ho capito questo, però. Ok, adesso con la motocicletta. Metto pure qua. Fortunatamente Grungex qui scrivono small, medium and. E XL o XXL, queste sono le taglie. Poi vabbè, se vuoi andare No, nel per i pantaloni, dettaglio, per il periodo è diverso. per i pantaloni La sì. 42 in Italia corrisponde alla 48 qua. Alla 38 voglio dire. Poi qui le P scarpe. pensate, io porto 38, non può essere che io porto 38 No, di pantaloni. 36. 36 addirittura, che cacchio sono Christopher? Poi qui le scarpe Le scarpe io porto 9 e mezzo qua in Inghilterra. Uccidiamo il cervo, no? No, si è scansato. Wow, certo che con la motocicletta così fa pariare la prima persona. È vero che c'è pure Gesù Christopher in questo GTA? Ale Game dice: la taglia più grande in America si chiama Big Mac. Bravo, infatti.
Oh ragazzi, sta visuale in prima persona è una pariata totale. Mattia scrive: il vero mistero di GTA è come fanno i parrucchieri a far crescere i capelli con le forbici. C'entrano gli illuminati? Un abbraccio, Mattia. Coincidenze? Io non ci credo. No, vabbè, andiamo a fare le missioni, visto, se no le sparatorie qua non le vediamo mai. Lungex dice sta diventando matto perché vuole comprare una felpa dall'America, è un casino con i centimetri. Vabbè, credo che comunque se vai su internet ci sono le spiegazioni. Scrivi conversione misure europee, misure americane, dovrebbe esserci. Che pure mia sorella comprò una maglietta dall'America. Me la gioco, dice, i parrucchieri di Los Santos li vorrei nel mio paese. Ragazzi, dove vorreste il prossimo ambientato, il prossimo GTA? Io, ragazzi, forse sarò un po' egoista, però mi piacerebbe, ovviamente, uno o a Napoli, cioè in Italia. Napoli con Salvatore Conte come protagonista. Wow, Salvatore Conte. No, questo è esagerato. Solo può dire Brams. No, quelli com'è. Ma ci pensi, ma va a fare una pisciata e ci pensi. No. Oppure mi piacerebbe tanto ambientato a Londra. Esiste già un GTA ambientato a Londra. Il primissimo GTA che si chiamava appunto GTA London. Mamma mia, proprio l'epoca di Papa. Cioè proprio tanto. Sulla PlayStation 1, infatti. E i suoi video fu. Ale Game dice Napoli, la stessa cosa anche Peppe Napoli, dice a Napoli. Me la gioco, dice, a Las Vegas. Questi Stati Uniti sono stati troppo usati, porca miseria. Peppe Napoli dice, se lo fanno a Napoli mi compro la Limited Edition. con l'action figures del Vesuvio. No, se lo fanno a Napoli io mi compro la Rockstar. Almanacco dice credo che i GTA saranno sempre ambientati in America. Sì. No, però uno ambientato in Europa l'hanno fatto, eh. GTA London l'hanno fatto, però adesso perché è diventata una serie proprio, cioè una saga proprio di massa, li fanno sempre in America. Io spero di no. In Molise Windscreen. Peppe Napoli dice no, ci mettono l'action figures della pizza con la statuetta di Salvatore Conte. Che la premi il pulsante e fa vieni da più per dopo. Wow, che pariata. Wow. Due frittù. Tipo Buzz Lightyear, cioè come abbiamo noi Buzz Lightyear, dipende dal tasto che premi, dice le battute del film. Mattia 109 dice nella bella Sicilia. Anche lì sarebbe bello. Mamma mia, bellissimo. Io farei un GTA ambientato tra Sicilia e Napoli. Mafia e Camor. Stiamo a posto. Altro che dire Los Santos e Vice City e Liberty City. Gli insegniamo. Non mandarti di queste cose. No, però. Ma tu lo sai, vai a Liberty City. Liberty City, chi ci sta come mafioso? Carducci. Parla con l'accento italiano. Tanto vale che lo fanno. Mafia 2, la Vito Scaletti. Mamma mia, grandioso. Vito, sei un genio. Doppiato in italiano quel gioco. Secondo me pure gli americani se lo dovevano fare giocare doppiato in italiano quel gioco. Okay, questo è il rifugio di Michael. Puoi salvare i veicoli parcheggiandoli nel garage, ovvero. Ho sparato. Nel gioco di secondo me verrà ambientato in America e rifanno tipo San Francisco, Las Vegas e Las Vegas, che erano presenti in GTA San Andreas. Ma mi piacerebbe uno in Italia tipo a Catania. Oppure Vice City, pure mi piaceva, va a Miami. Wind dice se fanno un mafia ambientato in Sicilia sarà la sagra dei luoghi comuni, infatti. Cioè, noi di Napoli, cioè, figura, voglio di luoghi comuni.
gli spaghetti, che mangiano gli spaghetti con le polpette dentro, che poi nessuno mangia spaghetti e polpette. Infatti un giorno al lavoro cioè gli spaghetti e le polpette, non nello stesso piatto. Una mia collega ungherese dice: Salvatore, qualche volta che vengo a mangiare con te mi devi cucinare gli spaghetti con le polpette. Ma non esistono gli spaghetti con le polpette. Come non esistono? Con la carne macinata al limite proprio. L'altro giorno ero sulla mia piscina a pensare cosa fare. Sempre un altro trailer di GTA. Allora, Peppe Napoli dice: stanno facendo vedere Gomorra in Inghilterra. Lo sapete, fratelli Amendola? Sì, lo sappiamo. Salvatore, lo sappiamo perché quando vedono Salvatore dice, nel negozio fanno: ma tu ti chiami come quello che sta nella serie di Gomorra? Sì. E vieni dallo stesso paese? Sì. Sì. E poi vienimi a prendere il perdono. Vieni a prendere il come to take the forgive. Come to take the forgive. Now I think. I go to pee and think. Mattia dice: un GTA ambientato in Asia. Salvatore starebbe già nel negozio a comprare. Cioè, lo prende, no, lui dice lo prenderebbe direttamente. Bello con le prostitute giapponesi. Lo voglio ora. Guarda se non ti sembra, mo che gli ho messo la barba, guarda se non ti sembra Salvatore Conda invecchiato. Quindi dice spaghetti e polpette. What? Peppe Napoli ci chiede se Gomorra sta avendo successo anche in Inghilterra. Sì, tantissimo. In Francia sta avendo un successo enorme. In Francia e in Spagna. Perché voi rimane vogliate la Spagna. Quindi dice Salvatore: ma sei mafioso con la X, di scherzando. Sì, è Salvatore Conte. Oh, Salvatore Conte! Ma se no qua veramente già ci schifano. Dicono: Michael sembra Salvatore, sembri tu quando c'è la barba. Io l'ho fatto apposta così. Invece lui è Jonathan quando si abbronza, ma Franklin. E Trevor è Christopher. Ragazzi, a proposito, l'ho fatta pure sul mio gameplay questa domanda, poi la faccio anche a voi. Quale dei tre personaggi avete preferito? Io ho amato Trevor, ragazzi, è troppo tamarro. Sì, è il più divertente. Destructor dice: GTA Naples ambientato a Napoli, con le prendole napoletane. Wind dice: comunque GTA in Asia e Yakuza. Esatto, esiste già, bravo. Oppure Sleeping Dogs. Infatti, ragazzi, ancora non ho preso Sleeping Dogs HD. Prendiamo la macchina di Amanda. Red Orange dice: Salvatore è nato il 3 marzo come mia nonna, mentre mia zia è il 10 e io il 4. Ma tutti a marzo. Wind scrive: Don Salvatore Corleone. Esatto. Almanacco dice: io Trevor è fuori di testa come personaggio preferito di GTA. Mattia 109 dice: magari la protagonista è un'asiatica buona e Salvatore compra la limited da 1000 euro con la statua in grandezza naturale. Donato Manfredi dice: Michael e Trevor. Pure a me Franklin è quello che piace di meno come personaggio. Almanacco dice: azza, Michael gli fregano la moglie. Adesso sblocchiamo la concessionaria per modificare le macchine. Allora, Ale Game dice: Mado, Michael non può rilassarsi 2 minuti da solo in piscina, che arriva subito un negrozzo che gli prova a vendere un CD di Alessio. Quindi dice: io adoravo CJ di San Andreas e Tommy Vercetti. Tommy Vercetti era quello là di Vice City, mamma mia. Vice City è il mio capitolo preferito di GTA. Distruttorita: anch'io il 3 marzo. Chi è nato il 3 marzo? Salvatore. Io. Ragazzi, quale GTA è il vostro preferito, visto che ci troviamo?
Il mio preferito è GTA Vice City, ragazzi, perché l'ambientazione di Vice City negli anni 80, poi le citazioni a Tony Montana di Scarface erano grandiose. E poi Napoli dice Michael è cornuto e contento, cioè ha le corna ed è contento. Istructorita dice chi è Salvatore? È quello con la maglietta di Superman. È Salvatore. Una domanda dice, ma quanto tempo ci siete su YouTube? Io vi seguo dalla serie di Zoo Tycoon. E quindi ci segui quasi dall'inizio. È un anno, cioè un mesetto prima delle uscite delle nuove console apriamo il canale, quindi abbiamo fatto un anno poco fa. Mattia 109 dice Trevor perché è matto. Sole Alta dice io comunque ho amato di più Nico Belli che GTA 4 l'ho amato di più. Anzi, è stato il mio gioco preferito di tutta la scorsa generazione. È morto Frank. Me la gioco, dice più che la statua in grandezza naturale dell'asiatica, Salvatore compra la bambola di gomma a grandezza naturale, casomai. Con pertugi annessi. Seig dice Sant'Andreas, Almanacco dice Sant'Andreas. Seig dice Sieg dice pure anche il primo. Me la gioco dice Sant'Andreas, quindi dice Nico Bellic è un grande. Mattia dice solo io sono il 17 marzo. GTA 4 è il mio preferito, penso, dice Wind. Ragazzi, ma forse GTA perché è il primo che avete giocato. GTA 4, ma Vice City, ragazzi. E infatti DJ Alexit dice il mio preferito è Vice City. Poi Almanacco dice purtroppo GTA nel tempo ha perso un po' di carisma. Vice City e Sant'Andreas sono fantastici, ragazzi. Vabbè, pure il 3. Il 3 è stato il primo della rivoluzione di GTA. Del cambio della telecamera, del passaggio sulle console next gen di allora. Sì, assolutamente. Distructorita dice GTA per via dei GTA 5 per via dei fantastici amici che ho trovato online. Ma amo anche Vice e Sant'Andreas. Sant'Andreas per come gameplay e cose che si possono fare, cioè attività, è uno dei migliori. Poi sembra ieri che Ale Game dice non uccidetemi, ma non ho mai giocato un GTA. Sta scherzando, non può essere vero, sta scherzando. Dice non ha mai giocato un GTA, sapete? Cioè, io ho già un viaggio verso tre bot perché non leggo la sua. È vivo, che hai fatto? Ma allora. Perché è arrivato a quella parte, devo capire, se non leggo non so cosa? Che cazzo devo fare. Era in piedi sulla non ha mai giocato macchina. A GTA. Che camba fa? Un Jax di Salvatore, lanciati e urla bene. Ma forse mi devo trasferire. Gabriele Fulginium dice GTA 4 spacca, Nico aveva veramente carisma. Porta Franklin nello yacht. Donato Manfredi dice qual è il vostro personaggio preferito di tutti i giochi? Il mio editore Kratos. Anzi no, forse scuola di Final Fantasy. A me Kratos mi fa troppo variare. Gabriele Fuggino dice ma che GTA 4 è il primo? Io vengo da GTA 2 su PS1. Cioè PS1. Jax dice il mio preferito è Sant'Andreas. E stop, non c'è santo che tiene. E la gioco dice per voi qual è il miglior gioco della old gen, cioè PlayStation 3, Xbox 360? Bella domanda. The Last of Us. Sicuramente. Credo anche per Salvatore che adesso è concentrato nel gioco e non può rispondere. Perché fai a farla in prima persona questa missione?
Ale Game dice: comunque scherzavo, volevo vedere la vostra reazione. Il mio primo GTA è stato il quarto. Oh, ok, Mosi. Ma che colpo alla testa. Distruttore dice: Ezio Auditore, o Rayman o Super Mario? Anche Super Mario mi piace tantissimo, quindi Kratos e Super Mario. Quindi dice: il mio personaggio preferito è Vivi di Final Fantasy 9. Grandioso. E hai capito qual è? Quello il mago. Sì, grande. Ok, ce l'ho quasi fatta. Structurita dice: migliore per old gen GTA 5. Ovviamente, se no non facevo la follia di spendere 520 euro per riprenderlo il nuovo oggi. Donato Mampre dice: il mio primo GTA è stato il Vice City. A noi il nostro primo GTA è stato GTA 3. È arrivato uno che si chiama Nkoul. Per 20 milioni lo prenderesti in call? No. E comunque esce: buonasera. Buonasera Nkoul. Cioè c'è il nome tipo il giocatore del Napoli, Ngulam. Chungek dice: il mio personaggio preferito nei games è Spyro, o Spiro. Egli fu un grande. Eh sì, sono d'accordo. Era la, no, la mia mascotte preferita per PlayStation 1. Il mio personaggio preferito è Tommy Angelo, dice Gabriele Futuro. Ale Game dice Crash Bandicoot. Quindi dice dell'old gen di certo Fallout spacca. Secondo me il gioco dell'old gen, Jonathan, il gioco più bello dell'old gen. Sì, The Last of Us, ho detto. The Last of Us è molto bello, veramente. Però non è il mio preferito dell'old gen, cioè che vedo che è il più bello. Scrive Mattia: ma se PS3 e Xbox 360, la PS2 è old gen? Vada boom. Very old gen, come dico io. Quindi PS1 è old gen. No, very old. che Nintendo 64, Commodore. Nike Power, il suo personaggio preferito è Devil May Cry, cioè Dante, Devil May Cry. Grande Dante. Gran bel personaggio, veramente. Me la gioco ancora che chiede di andare a buone ragazze in prima persona. Ragazzi, ci bannano il video, già che abbiamo fatto vedere le tette di quella. Tutto rito, dicevo, GTA anche sul tablet, sul cellulare. Almanacco dice: il mio preferito è Axton di Borderlands 2, grande Borderlands 2. Quindi dice: ma ci sono giocatori di Metal Gear qui? Uno sta al mio fianco, non proprio accanto, però l'ho giocato. No, però non ho giocato tutti i Metal Gear. Istruttori, dice: per seguire voi non ho cucinato stasera e mi sto manfiando salsicce e spinaci. Pure io. Noi non abbiamo proprio mangiato. Quindi dopo mangiamo. Sono tornato dal lavoro e ho preso il joystick. Quindi dice: il tuo Metal Gear preferito? Il mio è il 2, Sons of Liberty. Almanacco da buon romano dice: buone le salsicce. La salsiccia, buona la salsiccia. Che ha detto? Quindi dice: non dite il 4, per favore. No, il quarto non mi è piaciuto a me, anche se riconosco che è un bellissimo gioco. Yeah, I got this. Ooh, I'm gonna come up front.
Ale Game dice: raga, voi ricordate ancora il primo gioco che avete giocato? Il primo gioco che abbiamo giocato. Forse Super Mario. No, nella sala giochi, Jonathan. Nella sala giochi. Twin Master è proprio il primo quello che abbiamo giocato. E io sì, è nella sala giochi, perché prima di comprare un videogioco l'abbiamo visto nel bar, cioè il cabinato nel bar. Però era Twin Master. Io mi ricordo che era quelli, ricordo quello, cioè, quel ricordo là. Queen Master! Chi di voi lo conosce? Erano dei ragazzi con degli yo-yo che uccidevano dei mostri. È proprio il gioco della nostra infanzia. Peppe Napoli dice: fratelli Amendola, com'è Sunsetto Overdrive? È una pariata. Ma è molto divertente. Il gioco è molto divertente ed è fatto proprio bene. Devo dire la verità, è fatto proprio bene. È una grande alternativa a, come si chiama, Dead Rising. Comunque adesso qua vediamo armature, freni, paraurti, motori, marmitte. Possiamo modificare un po' di tutto. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Armature. Adesso tutte le modifiche. Vediamo. Allora, l'armatura, vabbè, questa è solo per... Tunjax dice Tekken 2. Poi Crash Bandicoot Go Kart. Poi Spyro, poi Tekken, Tarzan e Hercules. Mamma mia. Medal of Honor PlayStation 1. C'è il clacson con l'inno nazionale americano. Sempre Crash Bandicoot, dicono, Prince of Persia. Ergut dice: il mio primo gioco è Pong. No. Quanti anni hai, Ergut? Sei, dice, io lo ricordo per Neo Geo, sì, bravo. Sì. Puoi fare le note. Bravo, era per Neo Geo, però noi non avevamo il Neo Geo, ma lo giocavamo in un cabinato, appunto al bar, sotto casa. Luci, fari, luci standard, luci all'oxeno. Ci sono kit neon. Come si vede? Manacco dice: ragazzi, annuncio che dopo aver sofferto un play mi ha finito di scaricare Far Cry 4. Dice, tutti i giovincelli, io iniziai con Super Mario Bros. Su NES. Eh sì, noi l'abbiamo, cioè credo che noi su console quello sia stato il primo, mi sa, su console che abbiamo avuto a casa. Io Super Mario. Sì, Super Mario. Ti ricordi Circus? Anche Circus, sì. Jonathan, che volevo dire, i neon costano, ma se spendo i soldi che mi hanno dato con la prenotazione, li perdi, cioè se all'inizio l'avventura da capo non li ridi, no. Non credo che te li ridà. Oh, proprio chi se ne frega. Che voglio far vedere? Hai 500.000. Colore del neon. Giustamente, macchina rossa, mettiamo i neon blu. Targhe, vabbè, la targa sì, verniciatura. Gabriele Fuginum dice: ecco, mi è venuto in mente, era Disney Aladdin per DOS. DOS, che è DOS? Windows, no, DOS è uno dei primi computer. Ah, ok, dicevo io, che è DOS? Wow, la macchina d'oro puro. Mattia 109 dice Super Mario Bros. Per il NES anche lui. Peppe Napoli dice: io passavo molte ore con Crash Bandicoot. Chi lo dici, Peppe Napoli? È il mio gioco d'infanzia che ho trascorso più tempo. Per questo amo i platform, anche grazie a Crash Bandicoot. Sto modificando la macchina al massimo. Quando avevo 10 anni, 9 anni, quando andavo a comprare un gioco, dicevo così: mi devi dare un gioco alla Crash. Cioè, mi devi dare un gioco come Crash. Solo quelli voglio. Che ero piccolo, non capivo. E dicevo: giochi alla Crash. Mettendo le ruote alla Lowride. Krungex dice: sono un bimbo cresciuto, anzi, stupido.
Fumo nero, no? Che pare. Quindi c'è un gioco con cui ho perso la vita, è stato Monster Hunter Freedom Unity. Io uno unite. Donato Manfredi dice: ma è uscito ieri WWE 2K15? No, almeno in Inghilterra esce il 21. Ma non so se in Italia, perché a volte ci sono un paio di giorni di differenza. Qui per Next Gen WWE l'abbiamo prenotato, esce il 21. Quindi dopo domani. Allora ragazzi, cosa ne pensate di come ho creato la macchina? Gio, guarda che fa, Jonathan, guarda sta macchina. Infatti lì. Mattia l'ha risposto, esce il 21. Che fa? Wow, grande, mi piace. Ma guarda che fa. Wow, fa il fumo verde. Sembra che è scorreggiato, veramente. La macchina scorreggiona. Il neon, ma questo si poteva fare già nel... No, no, il neon no, manco il fumo. Non so. Il fumo sì, me lo ricordo. Come cacchio è diventata questa macchina? Sei dice andavate a comprare i giochi tarocchi o in negozio? No, ragazzi, eravamo nel negozio. Nel negozio, ma tarocchi. Quindi non andavamo dalla persona che vende illegalmente. Non andavamo proprio nel negozio. Che però dietro all'armadietto aveva il posto segreto. Allora, quale ti serve? Questo, questo, questo. Ci deve un gioco alla Crash. Lui mi dava il gioco. Sempre tarocchi. Però. Purtroppo, fino a PlayStation 2, ragazzi. Anche con 360 un po'. Con 360 però almeno non li compravamo, ci rimasterizzavamo direttamente noi. Però come abbiamo comprato PlayStation 3, abbiamo iniziato a lavorare, eccetera, abbiamo iniziato a comprare i giochi originali, perché ripeto, come dissi pure l'altra volta, ma adesso non è, ma una volta forse ne valeva la pena con PlayStation 1, PlayStation, ma adesso che ci sono online, patch, di tutto, ti conviene per forza. Ma a parte questo, poi comunque per supportare le case che lavorano, ragazzi, noi diciamo i soldi, sono attaccati i soldi, però se non le supportiamo i giochi non escono. Quello è il problema. La pirateria ha rovinato parecchie case videoludiche. Tombi è uno dei giochi più giocati di tutti i tempi. La casa videoludica di Tombi è fallita per insufficienza di fondi, proprio perché tutti quanti i Tombi l'hanno giocato masterizzato, compreso io. Gabriele Fulginum, credo che sia ironico, dice: poco tamarra sta macchina. Infatti tutta oro palaccata. Trunjax dice: io con la Play 1 tutto originale, poi con Play 2 modificata avevo un casino di titoli che a volte non completavo nemmeno. Esatto, quella è pure la cacchiata che si fa quando si comprano i giochi per Trunjax so. Dice: adesso con la 360 quei pochi giochi che ho me li tengo stretti. Quindi dice: io ho un casino di giochi, non trovo nemmeno il tempo per giocarli. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Peppe Napoli dice: io PS1, PS2, Xbox 360, tutti i giochi tarocchi. Con PS4 originali. E anche perché non c'è la modifica. PlayStation 4. Ma non so perché mi sono buttato sotto dalla motocicletta. No, devo provare a buttarmi dalla motocicletta con la visuale in prima persona. Sei dice: anche io ho iniziato con i tarocchi, poi ho scoperto U-Torrent e tutto è finito. Gio, guarda questa paria, mi butto dalla motocicletta a tutta velocità con la visuale in prima persona. Bom. Mamma mia, non si capisce niente. Cioè, guarda, mi sono squartato la faccia. Gio, guarda il sangue là. Mi stanno chiamando, ma metto per il telefono. Guarda se non ti sembra la voce di quello: do you know how to fish drink a water? Like this. Distruttorita dice: su PS2 un 30 falsi più di 150 originali.
Tombi falso anche io. Perché se avevi Tombi originale è valutato tipo 200 euro su eBay. Tombi originale, perché non l'ha comprato nessuno originale. Che stupido. Gioco da prendere in collector mega super mega mega edition. Ho distrutto, dice, su PS3 ho circa 120 giochi tutti originali, grande. Pure noi superiamo la centinaia, tutti originali, logicamente. La superiamo, centinaia? Sì, sì, sì. Non lo dico tanto per dire, ma avrò giocato più di 400 titoli in tutta la mia vita. Mi sa che noi ti superiamo. Peppe Napoli dice, vabbè, anche se esce ora non la faccio più la mod. No, infatti non conviene proprio. Cioè tutti gli aggiornamenti, i giochi online, ma tanti tanti vantaggi che la modifica ti toglie. Cioè non ti serve quasi più a niente ormai la mod. Infatti credo che non la faranno nemmeno, perché ormai grazie ai giochi usati, i giochi stanno abbassando di un po' di prezzo, un poco però. Adesso che ci sono le catene che vendono i giochi usati è diventato tutto più una volta semplice. Quando c'era PlayStation 1 non esistevano proprio i giochi usati originali, cioè almeno io non lo so proprio. Cioè il gioco anche dopo 3 anni costava lo stesso prezzo che lo pagavi all'inizio. Bam, Dante dice, ma credete che le faranno le modifiche per Next Gen? Appunto stavo dicendo, credo di no. Se le faranno, faranno tipo come fecero quella per PlayStation 3 con un hard disk esterno che devi aggiornare ogni 2-3 firmware, perché comunque Sony non è che sta a dormire e Microsoft anche. Quindi per questo è diventato, possono aggiornare le console tramite internet ogni 2 secondi. Infatti. PS Vita è uscita da quanti anni? 3 anni e ancora non ci hanno fatto niente, proprio perché è una console connessa quasi sempre online. PlayStation 1 è uscita la console, facevi la modifica e poi dovevano fabbricare console. Un altro modello, e comunque tutte le console vecchie restavano funzionanti. Mattia 109 dice, qualcuno di voi conosce Red Faction Guerrilla, che hanno messo gratis su Xbox? Sì, lo conosciamo, purtroppo. È un gioco di cacca. Volevano fare un GTA ambientato nel futuro, ma ci sono riusciti male. Me la gioco, dice, vabbè, io vado, notte a tutti. Va bene, grazie me la gioco di essere stato con noi. Però ma chi lo so? Sono 40, 10 minuti abbiamo. Però devo fare per forza, perché ti devi introdurre le missioni secondarie. Distruttori, dai, su PSP ho solo 4 originali e 70-80 falsi mai giocati. Il Go solo scaricati, gli originali ce li ho perché uno serviva la modifica e gli altri te li ho presi usati a 10 euro tutti e tre. Siege dice, il primo Red Faction era bellissimo, il secondo era una mezza cacca, infatti. Red Faction. Dove sta la motocicletta? Okay. Ah, deve salire, aspetta Tony. Già, aspetta Tony. Lungex dice, il gioco di cacca mi ha fatto perdere più di 5 ore a demolire case. Se ti divertivi, Grungex. Ale Game dice, per me è una stupidaggine comprare una console 400 euro e poi fare la modifica. Preferisco conservarmi 2 euro al giorno e ogni mese comprare un gioco che mi piace. Esatto. Bravo, assolutamente. È giusto così. Adesso è molto molto meglio, ma 10 miliardi di volte meglio così.
La rovini la console con la modifica. La rovini, è come se l'avessi buttata. Noi abbiamo buttato due 360 modificandole. Perché questa non ce la puoi far aggiustare, non la puoi mandare in assistenza. Si rompe più facilmente, i giochi poi non li legge. Poi ci sono gli aggiornamenti e devi aggiornare la modifica. E spendi più soldi di comprare un altro, di comprare i giochi. Quindi non conviene proprio. Donato Manfredi dice: Salvatore, piacciono le asiatiche, a te Jonathan che ti piace? Allora, io non sono per un genere preciso di ragazza, di tipo di ragazza, cioè culturale, cioè. Però mi piacciono molto le bionde. Qua culturale, culturale, sbagliato. Somatico. Però mi piacciono di più le bionde con gli occhi celesti e molto carnagione molto chiara. Un genere che si trova tutti i giorni in mezzo alla strada. Molto chiara, ma anche rosse. Anche con i capelli rossi, cioè sono un po' particolari. Però non è che sto a guardare, cioè mi piacciono di più così, però non è che ci vado. A me piacciono anche le indiane. Non è che ci vado, vogliamo parlare. Quindi questo è il genere che più mi piace. Guardate cosa mangio guardando voi. Vediamo. Ah, ci vuole proprio morire. Salsiccia Fiorillo. No, no, mi ha fatto venire fame qui a Londra, non ci sono. Così non ci sono le salsicce qua, porca miseria. Le salsicce qua come in Italia non esistono, ragazzi. Vai, 10 minuti diamo a mangiare. Peppe Napoli dice: con le modifiche le console si rompono più facilmente. Ho cambiato due Xbox 360 e due PlayStation 2. Idem. Tre PlayStation 2 e tre Xbox 360. Fatta la triple. Deo i Gaming Punish dice a Jonathan: basta che respirino. Oh, yeah. No, no, che respirino, dai. Basta che sono calde. Pure se sono morte, però sono ancora calde. Vanno sempre bene. Mamma mia, che schifo. Ho mandato un'altra foto. Ah no, la stessa. Peppe Napoli ha detto: Wasa si c'è Fiorillo, moro un muzzico in coppa un monitor. Cioè, Wasa si c'è e Fiorilli, come secondo me che sono? I broccoli. I broccoli. Adesso do un morso al mondo. Tunjax dice: bravo Salvatore, anche a me piacciono le indiane. È in cerca di un'indiana. Però strano, qua non mi dà le medaglie. Tunjax scrive: indiane e coreane o cinesi e giapponesi. Perfetto. Indiane, coreane, cinese, giapponese. Sì, dice: anche a me piacciono le asiatiche e indiane. E sono i tipi di ragazze più belle del mondo, ragazzi. Qualcuno voleva vedere il treno? Andiamo a prendere il treno. Tra poco lo prendiamo. Mattia di faccia. 109 dice: a me piacciono le rosse con gli occhi azzurri. Prima o poi ne troverò una. E allora, Mattia, scrivi Karen Gillian su Google e vedi se questa ti piace. Bam 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 bam. Sole Altair dice: buonanotte ragazzi, grazie di essere stato con noi, alla prossima. Ciao Altair. E mi raccomando, fai meno uccisioni dall'alto e più con la lama celata. Sì, dice: le indonesiane pure sono fighe, pure le bionde. Le indonesiane sono ancora più belle delle indiane, perché sono un po' asiatiche e un po' indiane. Poi le rosse, dice, pure le rosse, dice, sei anche le filippine, comunque. Ah, facciuga! Io ne conosco un paio di filippine. Lo dici solo. Comunque io il treno non lo trovo. Sto seguendo i binari, ma non trovo il treno. Destructory dice: ne ho mangiate già 6-7 prima di mandarvi la foto.
Brutto bagaroshpo! Ma che si sta mangiando? È tutto un porco sano. Allora, si sta mangiando un maiale intero. Faccio la traduzione. Ma giù, mi sa che qua il treno non c'è. Era che tu dice indiane belle, boh, allo studentato sono piuttosto brutte. No, quella è la cosa. Quando trovi l'indiana bella è bellissima, però quando è brutta è proprio un uccesso. Traduzione? Cioè, quando l'indiana è bella la trovi ed è bellissima, ma se è brutta somiglia molto a un gabinetto. Facciamo benzina. €5 di super, grazie. Distruttorita dice, io sono fidanzato con un indiano, però mo non mi piace perché mi avete fatto venire voglia di una cinese. Oh! non mi piace. Come sarebbe bella la vita se fosse Peppe come GTA? Peppe Napoli ha detto, distruttor, vieni dove abito io, ci sta una bella cinesina. Come Peppe Napoli, invece ti invita a Sabatone. Dove abiti Giuseppe Malasomma? Dimmi. Istruttore Ida dice, cioè mi piace, ma orientali sono meglio. Sieg dice, passala a me, distruttore. Vuoi che? Passala a me, Sieg, che ha distruttore. Passa a Citroen. Ero sto all'elicottero. Per Napoli e non mi piace, l'hanno cagnato, non mi chiedo se la sta. Da qualche parte qui, qui, metti il punto qua. Non me lo fai. Da qualche parte lì, forse. Perché lì c'è il garage degli elicotteri di treno. Ma io non lo posso usare. No, però spawna lo stesso un elicottero fuori. Non c'è bisogno di. Andiamo a vedere. Allora Peppe Napoli ti scrive, Giuliano, provincia di Napoli, vieni Toto che pariamo. Cioè vieni Totore, Salvatore, che ci divertiamo. Però mi devi presentare già poi la cinesina, se no non vengo. Ragazzi, guardate pure la notte. Erus dice, vabbè, ovvio, in tutte le razze ci sono ragazze belle. Ragazze belle sono belle, basta. Quello è vero. Però c'è uno ha un debole per lui, cioè se vede quella, pure se è un po' più non è proprio bella, per lui è più bella. Tipo a me le cinesi, cioè le cinesi, Salvatore, anche quelle un po' bruttine, però c'hanno gli occhi a mandorla. Jonathan, ma l'hai vista quella? Jonathan, ma l'hai vista quella? L'80% delle volte ha ragione che è una bella ragazza, però c'è quel 20% che a volte. Mattia 109 dice, io sto con un'asiatica per ora. Beato a te. Tutti con le asiatiche adesso. Quando a me piacciono le asiatiche, tutti stanno come in GTA Vice City. Quando volevi una macchina non la trovavi mai. Come trovavi quella macchina? Tutti quanti che avevano la stessa macchina tu. Peppe Napoli ci scrive pure l'indirizzo. Magari se andiamo a Napoli veniamo a fare un giro. Vabbè, magari ci incontriamo con 4-5 persone, tutte e 5 a Piazza Garibaldi, chiamo Pariano. Sì, dice, io sto con una napoletana, figa, per carità, però voglio un'indonesiana. Ragazzi, se ce l'avete, accontentatevi che ce l'avete. Voi che ce l'avete, accontentatevi, almeno ce l'avete. Ergut dice, ma che? Ma c'erano i saldi asiatici da qualche parte e non lo sapevo. Ditemelo dove è che vado pure io. Istruttorita dice, la cinesina a me e io ti presento la mia ragazza indiana. Christopher, dov'è? Qua in mezzo mi sa. Ma che state facendo, in poche parole? Mi vuole far prendere l'elicottero. Sto vedendo. Allora, tu adesso sei vicino al posto per l'elicottero. Stanno calcolando i metri quadrati per arrivare dove sta l'elicottero, addirittura. Sono proprio degli stupidi!
Però sto fatto che si può cambiare dalla visuale in prima persona in terza persona è una figata, eh. Lungex dice: io sto con una ragazza sicilianissima, un po' amara, e che fortunatamente gli piace giocare e andiamo d'accordo, solo che io sono un... sono partito di Assassin's Creed e lei di Tlotr. Qui cos'è Tlotr? Queste abbreviazioni non le capisco mai. The Last? No, non è The Last. The Lord of Ring. The Ring. Lord of Ring. Ah, quindi sì, è il Signore degli Anelli. Addirittura un'abbreviazione del nome in inglese. A me è cioè, proprio un messaggio criptato. Sì, The Lord of the Ring. Sì, è lui. Grungex dice: ma io voglio la giapponese. Distruttorita dice: ma la diretta su GT è diventata una diretta sul sesso asiatico. Ah, qui vi censurano. Ragazzi, voi, io leggo i messaggi, voi state scrivendo. Allora, tu sei vicino al lago, sta qui, cosa sto un po' più. Anche perché siamo alla fine del gioco, abbiamo finito quasi quindi, di parlare. Dove per questo abbiamo cambiato discorso. Quindi sto qui. Ma tanto dobbiamo chiudere. Vuoi chiudere sull'elicottero? Peppe Napoli, Chaz, quando venite a Napoli ci potremmo vedere a Piazza Garibaldi con altri fan. Dipende chi viene. Magari. Mattia 109 dice: io sto con un asiatico con gli airbag da paura. Beato me. È beato te, veramente. Ma Mattia, quanti anni c'hai? Io pensavo che eri piccolino. E dice: Mattia, hai tutto il mio odio. Ergut dice: io sto da solo. È pure Ergut, quando ne c'ha Ergut? Oh, arrivato? Questo è qua, è dove sta. Questa è la casa di Trevor. Ciao. Sto vicino alla casa di Trevor. Quindi. Busso, ti prendi già il personaggio. Busso. Toc toc. Ok, stai 50 km quadrati. Vabbè, lasciamo perdere. Oh, Vesuvio all'adresse. Va bene, ragazzi, finiamo così, Jonathan. 1.53. Allora abbiamo altri 8 minuti. Ma l'hai trovato, cioè ce l'hai a fianco. Ce l'ho a fianco? Mentre facciamo saluti e cose, allora non nemmeno non ti devi incitarla, perché il video deve essere caricato su YouTube e se supera le 3 ore non viene caricato. Mi sa che sta più avanti nella storia. No, l'ho detto, se non sblocchi a Trevor non te lo dà l'elicottero. Perché io mi baso sulla luce. Ok. Vabbè, abbiamo cercato l'elicottero a vuoto, ragazzi, ve lo volevamo far vedere. Qua c'è l'atterraggio. Dovremmo andare a Forza Zancudo per trovarne uno sicuro. No, vabbè, lasciamo perdere, se ne va. Ale Game dice: io sto con un Melissa Sarta, però per tenere la relazione nascosta l'ho mandata a vivere in Germania dal mio maggiordomo Boateng. Ergut dice: io sono nell'età, cioè va verso il forever alone. Wow. Babboia, finiamo. Mattia 109 aveva chiesto quanti anni aveva, 17 dice, e lei ha 2-3 mesi in meno. E mentre facciamo questa pacriata. Qua distrutto dice: ho finito le salsicce, me ne vado a prendere un'altra dozzina. Ma che è? Tuo padre fa il macellaio?
Ok ragazzi, mentre picchiamo... Mattia dice domani comincio gli esami, ho paura. Vabbè, un bocca al lupo per domani. Finiamo, gioco, chiudiamo. Instructor dice una domanda su Unity. Si può giocare la storia in cooperativa? No, la storia no, non si può giocare in cooperativa. Solo le missioni, per quanto riguarda missioni, solo quelle là... che già sono predestinate da essere a multigiocatore. Oppure si può visitare la mappa. Oppure si può girovagare per la mappa e così variare. Ok, vabbè ragazzi, vi salutiamo. Grazie di cuore a tutti per essere stati con noi, per la vostra partecipazione, le tante risate. Ci siamo divertiti tanto insieme, ragazzi. Grazie di cuore a tutti. Grazie veramente per aver partecipato ragazzi, come al solito se il long play vi è piaciuto ce lo fate capire lasciando un messaggio sotto appunto la notizia del gioco, della diretta, se non vi è piaciuta, perché può capitare pure che non è piaciuta. Aspetta, però prima di dire cosa succede se non è piaciuta, vi invitiamo a iscrivervi a tutti i social di multiplayer, ovviamente, no? I quali? Facebook, Twitter, YouTube... dove potete trovare tante cose sui videogames, e passate anche dal nostro canale YouTube Amendola Brothers e anche la nostra pagina Facebook Amendola Brothers, con tanti video gameplay, scriviamo quando facciamo le dirette, tante cose belle. Bene, se dopo tutto questo ragazzi ancora vi siamo antipatici e non vi è piaciuto, bam, che cazzo sta succedendo? La gang dei camionisti mi sta ammazzando. Dicevo ragazzi, dopo tutto questo, per caso non vi siamo piaciuti, vi siamo antipatici, vi abbiamo fatto due palle e tutto quello che volete voi, che dirvi, da parte di Franklin, tutto arrabbiato, Maronna mia. Grazie ragazzi e al prossimo long play. Ciao, ciao a io. Ma che cacchio di macchina?